Proteggiamoci dal sole. Dal 4 al 18 di giugno in tutte le farmacie comunali di Arezzo troverete consigli per prendere una bella abbronzatura, ma proteggere anche la nostra pelle. Con noi abbiamo il dottor Antonio Castelli, direttore dell'unità operativa complessa di dermatologia Arezzo e Valtiberina, e do il benvenuto anche al dottor Tommaso Redi della farmacia comunale numero 3. Allora, dottor Castelli, queste settimane del benessere sono importanti perché insomma siamo già nella bella stagione, cominciamo a prendere i primi soli, ma quanto è importante proteggere la nostra pelle? Allora, il sole è una grandissima opportunità. Non ci sarebbe la vita se non ci fosse il sole, certo. Quindi assolutamente non facciamo delle battaglie contro il sole, ma giustamente, come state facendo voi, e cogliere questa opportunità nel modo giusto. E quindi ora lo slogan occhialini, occhiali, cappello, magliette e crema solare è troppo semplice, certo. Comunque la buona norma della protezione solare è di appunto ripararsi dal sole nelle ore o evitarlo nelle ore del mezzo del giorno, fare delle esposizioni specialmente all'inizio molto progressive, usare sempre le creme, come ci dirà sì, il dottore, certo, grandi... usare le creme, quelle appropriate per ciascun tipo, perché età, fototipi perché, della pelle che sono diverse, ora ce ne sono molte, quindi anche una dieta appropriata, cioè rientrare in quegli stili di vita, in quelle buone abitudini, quelle buone abitudini che ci permettono appunto di godere di questa grandissima opportunità del sole, dell'aria aperta, evitando però quelli che sono i rischi, che sono rischi veramente a volte grandi, importanti, e quindi trascurare queste piccole norme di cui andiamo a parlare ora nello specifico, assolutamente no, perché può dare delle conseguenze molto importanti. Queste conseguenze molto importanti parliamo subito. Sì, perché la pelle ha memoria, no? Quindi anche una scottatura nel tempo può rifarsi presente con le cosiddette macchie della pelle, che poi possono diventare anche un qualcosa di più. La pelle non dimentica mai le radiazioni, e quelle solari sono delle radiazioni, che ha avuto. E quindi cioè un danno che noi abbiamo a una certa età, poi magari lo sconteremo nel tempo, sì. Perché esiste anche quello che si chiama danno cumulativo, cioè la sommatoria di tutte le radiazioni che io prendo durante la vita, e quindi alla fine diventa veramente un bagaglio. Un importante, insomma, il carico della nostra pelle. Quindi è l'importante la protezione. Le protezioni che, come ha accennato appunto il dottor Castelli, vado dal dottor Redi, sono in base anche al fototipo della nostra pelle, no? Perché ci sono le persone chiare, le persone scure che sembrano già abbronzate anche durante l'inverno. Quindi la farmacia poi è il primo luogo dove ci si reca per avere consigli di quale protezione è migliore per la nostra pelle. Sì, sicuramente è importante il fototipo, perché i fototipi più chiari quindi dovranno prestare maggiore attenzione all'esposizione al sole, e quindi sia preparare la pelle magari con un integratore da prendere circa 30 giorni prima della... Quindi un integratore che prepari proprio allo stimolo della melanina, no? Esattamente. Perché poi l'abbronzatura è una protezione della nostra pelle, giusto? Esatto, sì, esattamente. Sì, da prendere circa quindi un mese prima della prevista esposizione al sole, e soprattutto poi le creme solari con i filtri appropriati di protezione, che nel caso dei fototipi chiari e anche dei bambini, quindi chiaramente dovevo essere 50, o sì, adesso commercialmente si trova anche a 50 più, se non erro, sì, ecco. Si trova scritto anche 100 in alcuni prodotti, è più un discorso commerciale, ecco, una protezione totale proprio non esiste, però diciamo che la 50 è quella che bisogna privilegiare nei casi di pelli. Io direi anche tutte, no, dottor Castelli? Tutte, perché certo. Voglio dire, cioè, non vuol dire che uno non si abbronzi, si abbronza con più tranquillità, no? La pelle ha meno trauma. Si abbronza meglio, ecco. Perché se noi andiamo al mare e poi
abbiamo l'eritema, l'arrossamento, che uno... Dobbiamo smettere, certo. E poi non ci possiamo più esporre perché sennò la pelle brucia, dà fastidio. Quindi se noi mettiamo in atto queste piccole precauzioni, quindi dell'esposizione progressiva, della crema a filtro alto, come diceva il dottore, è corretto, perché esistono le creme 10, 20... Il filtro solare, questo numero, se vogliamo un po' spiegarlo, che cosa significa? Certo. Significa che l'arrossamento avverrà, se io ho l'arrossamento dopo un minuto, se ho uso un filtro solare 50, vuol dire che l'avrò dopo 50 minuti. Capite la differenza, ecco, qual è questa? Importante. Perché poi dopo prendiamo quella scottatura e dobbiamo non più esporci al sole finché insomma non ci siamo rimessi un po'. Però si prende in considerazione l'eritema, non gli altri danni, per cui... Non è che noi ci esporremo 50 volte di più, assolutamente, non è questo il messaggio che bisogna passare. Però filtri alti e esposizioni progressive, quindi i primi giorni non stiamo subito, anche perché, attenzione, i primi giorni in genere sono appunto di queste stagioni, quando andiamo al mare ci fa piacere anche il calore del sole, ma quello è dovuto alla quota dei raggi infrarossi, che sono i raggi termici. I raggi ultravioletti invece sono più subdoli, perché ci creano un danno, un'infiammazione che noi non vediamo subito, la vedremo a distanza di 10-12 ore, per cui in quel momento stiamo bene, non sentiamo nulla, quando torniamo a casa diventiamo rossi come peperoni. Ecco. Immagino. Allora, abbiamo detto integratori per poter preparare la nostra pelle, fototipo della pelle, quindi una crema solare adeguata. Io penso anche ai bambini, dottor Redi, cioè perché certo. I bambini, insomma, la pelle di un bambino... Delicatissima, contenuto di acqua più alto rispetto agli adulti, quindi come le raccomandazioni sempre di non lasciare i bambini anche in auto, ad esempio, esposti alla calura proprio per questo motivo di una disidratazione più rapida. Allo stesso modo quando andremo al mare oppure insomma in altri luoghi in ferie è importante esporli per periodi brevi, magari a ripetizioni, come diceva il dottor Castelli, ma non prolungati, e soprattutto utilizzare il cappellino chiaramente per proteggere la testa e gli occhiali da sole, e soprattutto la protezione solare nei bambini la più alta, quindi un filtro ovviamente 50. Voi consiglierete, non si può, giustamente. Assolutamente. Quali sono gli orari in cui è meglio esporre i bambini? Cioè, allora, nel senso andare in spiaggia, la mattina anche e la sera. Esatto, la mattina e la sera, alle 11 venire via dalla spiaggia, ecco. Ricordiamo che se stanno in pineta, sotto l'ombrellone o in una zona riparata, prenderanno la metà della radiazione solare. Perché anche sotto l'ombrellone il sole arriva. Ci si abbronza anche sotto l'ombrellone. Per i bambini la raccomandazione è di usare creme solari specifiche, perché in genere sono resistenti all'acqua, perché i bambini si sta certo. col secchiello giocano. Anche per gli adulti sono resistenti all'acqua adesso, ci sono anche perché ogni 2 ore dovrebbe essere rinnovata, se non esatto. è vero? Ecco. Esatto, quindi rinnovarla ai bambini e rinnovarla con maggiore frequenza, assolutamente non nelle ore del mezzo del giorno, portiamoli a casa, portiamoli all'ombra, facciamoli giocare quindi, in una zona ombrosa e riparata. Dalla mattina presto fino alle 11 poi ritornare in spiaggia, che ne so, verso in le montagna, 17, alle 17, insomma, gli orari canonici sono quelli, no? Sì, esatto. Anche perché il sole, si dice che, è così, la vitamina D, attraverso i raggi solari, attraverso la nostra pelle, la possiamo sintetizzare, certo, no? Quindi certo. anche per noi adulti il sole fa bene anche. È importante, sì, sì. E allora perché le ore del mezzo del giorno? Non perché fa più caldo, perché nelle ore del mezzo del giorno è prevalente un tipo di radiazione che è l'UVB, che è quella maggiormente dannosa ed è quella anche più energetica, ha più energia. Ricordiamoci che dopo i raggi ultravioletti B ci sono i raggi ultravioletti C e poi ci sono i raggi X. Certo, quindi, e i raggi sono quelli che insomma, voglio dire, sono ragazzi, i più dannosi. Per far capire l'energia che trasmettono certo. queste radiazioni. Allora, nel mezzo del giorno prevalgono queste radiazioni che sono quelle più pericolose e dannose, certo. sia per gli adulti ma soprattutto per i bambini. Di evitare. Allora, dottor Redi, quindi in questa settimana grandi consigli in tutte le 8 farmacie, poi vedo anche sconti che possono essere praticati. Sì, ma, certo. Ecco, i vostri consigli sono preziosi sia per preparare che per le creme solari. Siamo a disposizione della cittadinanza in tutte le 8 farmacie,
per consigliare ovviamente a chiunque voglia esporsi al sole qual è il prodotto migliore per la propria pelle. Ma poi anche se uno non si espone, anche tutti i giorni, quando si esce di casa, vero? Ecco, scusate. Basta andare a fare la spesa. Ecco, perché andrebbe messa anche quotidianamente. Certo, anche se non dovessimo andare in vacanza, andiamo perché dobbiamo proteggere la nostra pelle quotidianamente. Certo. Allora io ringrazio, vi ripresento il dottor Tommaso Resi della farmacia comunale numero 3 di Arezzo e il dottor Antonio Castelli, direttore dell'unità operativa complessa dermatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo e Valtiberina. Quindi ricordate, dal 4 al 18 di giugno nelle 8 farmacie comunali di Arezzo, settimana del benessere, proteggiamoci dal sole.